Nonostante i tanti fortuni, il torrentino ottiene un'importantissima vittoria esterna, spugnando Ascoli e portandosi a quota 17 punti in classifica al terzo posto. La prima occasione è piccena, Antenucci si infila nello spazio, riceve difende con capabilità il pallone, ma la sua conclusione viene arpionata da Sereni. Coppola si infortuna, esce in barella e con l'Antuono Sdogana al suo posto Bottone, che dunque affianca Loviso e Zoimel a centrocampo con Bellingheri trequartista. Dalla distanza ci prova l'ex Granata Sommese, che si è sposato a Supraga, tentativo a lato di Molto. Assetti di Colombo, la palla termina a Capitano Di Michele, che controlla bene, ma conclude alto. Al 41 il Toro passa in vantaggio con un'azione da manuale del calcio. Percussione dalla sinistra di Robin, la sponda di testa di Bianchi è perfetta così come è perfetto l'inserimento di Benningay che con lo stop di testa a seguire elude i suoi ex compagni e segna un gol capolavoro, ma non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi. Ascoli 0, 1. Secondo tempo con l'Antuono agitato ne ha ben donde perché l'Ascoli ci prova dalla destra e sul traversone Luci arriva puntuale all'impatto con la palla ma non inquadra lo specchio. Subito dopo Jürgen Zäumel cerca di bagnare il suo entro con un assist. Volando Bianchi, giunto dopo il con Frezzolini, cerca di eluderlo col tocco sotto, ma il portiere Piceno non si lascia ingannare. Lascoli stavolta attacca da destra. Assist di Lupoli, ma Antenucci non ci arriva. Bellingheri vorrebbe limitare ogni affanno siglando la doppietta dell'ex, ma sull'invito di Rubin non trova la giusta coordinazione. E allora ci vuole pensare il capitano, si il 2-0 per il toro sullo scarico di Colombo. Il lob di Di Michele c'entra la traversa. Poi, al diciottesimo, l'episodio del pareggio piceno. Portini e Ogbonna si trattengono a vicenda, ma l'arbitro Romeo punisce solo Angelo, ammonendolo e sancendo un molto discutibile penalty, che Barnacci trasforma 1 1. Il toro non ci sta reagisce rabbioso. Percussione di Colombo che innesca è di Michele, ma Frezzolini attento. Lo è di meno quando al minuto 32 cerca di evitare l'angolo e tiene via un pallone che l'intelligenza tattica, il fiuto del gol e l'opportunismo di Rolando Bianchi trasformano nell'ottavo sigillo del bomba granata. Il gol del 2-1 per il Toro. Che potrebbe dilagare quando Di Michele Innesca in campo aperto ancora Bianchi, ma stavolta Fezzolini ci mette una pezza. Sull'ultima chance Picena, Matteo Sereni sancisce il ritorno al successo del Toro che torna in campo già venerdì nell'anticipo serale contro la Regina